La Torre di Pisa è uno dei monumenti italiani più famosi al mondo, forse quello più fotografato in assoluto. L'inclinazione della torre, certamente un difetto dal punto di vista architettonico, l'ha resa unica e dunque ne ha fatto la sua fortuna. La torre non è altro che il campanile del Duomo di Pisa, città che nell'undicesimo secolo, insieme ad Amalfi, Genova e Venezia, era una repubblica marinara, florida e potente. Grazie ai fiorenti scambi commerciali con l'Oriente, l'architettura pisana ne assimilò le atmosfere e la leggerezza strutturale. La costruzione del campanile ebbe inizio nel 1173. Quando la fabbrica era giunta appena a metà, i lavori furono interrotti perché la torre si inclinò a causa di un cedimento del terreno fatto di argilla e sabbia. I lavori ripresero soltanto molto tempo dopo, un centinaio di anni dopo, quando nel 1272 Giovanni di Simone aggiunse ulteriori tre piani alla torre, fra l'altro cercando di compensare l'inclinazione sottostante piegando il resto dell'edificio dalla parte opposta. Dopo un'ulteriore interruzione, verso la metà del 300 si completò l'opera aggiungendo anche la cella campanaria alla sommità del monumento. La torre pendente nel corso dei secoli ha suscitato l'interesse di tanti artisti. Ad esempio il Vasari nel 1566, oltre a svelare il nome del Bonanno quale autore, ebbe parole poco lusinghiere nei suoi confronti. Vasari ci dà anche altre importanti informazioni sulla costruzione della torre in tono un po' canzonatorio, perché ci dice che gli architetti non gettarono correttamente le fondamenta dell'edificio e quindi la fabbrica, prima di arrivare ancora alla sua metà, piegò, dice Vasari, su un lato inclinandosi. I lavori furono quindi interrotti ed è per questo che probabilmente Bonanno non firmò la torre, aveva predisposto tutto per farlo e noi abbiamo ritrovato infatti la matrice della firma di Bonanno ai piedi della torre. Nell'Ottocento riemerse questo frammento perché Bonanno assai probabilmente lo abbandonò fra i detriti del cantiere. Nell'Ottocento era viva una polemica che forse oggi ci fa un pochino sorridere, ma molti sostenevano che la pendenza della Torre di Pisa fosse stata voluta dall'architetto che la costruì, un architetto particolarmente scaltro e abile, perché si faceva fatica ad accettare l'idea che il monumento simbolo della città fosse nato con un vizio architettonico di costruzione. Nel 1590 la Torre di Pisa tornò protagonista delle cronache per il famoso esperimento che Galileo Galilei realizzò riguardante la caduta dei gravi. Si narra che Galileo salì sulla cella campanaria con tre sfere di materiale diverso ma di stesso diametro. Le lasciò cadere dalla torre e queste sfere arrivarono a terra nello stesso momento. In questo modo dimostrò che l'accelerazione di gravità era indipendente dal materiale con cui erano fatti i gravi. Intanto l'inclinazione della Torre di Pisa con il passare degli anni continuò ad aumentare. Il picco massimo fu raggiunto nel 1993, quando il fuori asse arrivò alla notevole misura di 4 metri e 47 centimetri, pari ad una pendenza di 5,5 gradi. In quel momento si temette seriamente il crollo della torre, che fu chiusa al pubblico in vista di un definitivo salvataggio del monumento. In una prima fase di applicazione di 600 tonnellate di lingotti di piombo, tra il 93 e il 94, e nella successiva implementazione di un intervento molto delicato, eseguito per la prima volta, di estrazione controllata del terreno. Tra il 99 e il 2000 sono stati estratti 37 metri cubi di terreno dal lato sopra pendenza, che hanno riportato gradualmente la torre a una posizione che aveva all'inizio del 1800, quando l'inclinazione era inferiore a quella del 93 di circa mezzo grado. Sembra una piccola quantità, ma questa piccola quantità consente di affermare che la torre continuerà a mantenersi stabile anche nei prossimi secoli.